Salve a tutti ragazzi, sono Bertra e benvenuti a questo nuovo video. Oggi sono qui in una casa non mia perché mi sono finalmente deciso a derubare Black Jig di tutte le cose che ha. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Ma non capisci che se vuoi apparire in un mio video quantomeno devi fornire agli iscritti un po' di materiale? Va bene, scusa, io non posso permettermi queste cose. Io al massimo guarda, cioè, il telefono nudo, guarda, non ha niente. Oggi lo andremo a ricoprire. Grazie. Assieme al mio. Siamo qui in una location stranissima che non è casa mia, perché sono qui a derubare finalmente casa di Black. Cosa stai facendo? Cosa stai... Cosa stiamo facendo? Sono troppe, è stato bellissimo. Non ce la faccio a tenerle in mano. Cosa stai facendo? Boh, non lo so. Non ce la faremo mai. Perfetto ragazzi, come avrete capito questo è un video molto particolare perché siamo a casa mia con un ospite particolare. Avete già visto me sul canale perché abbiamo fatto due puntate di In Segreto Tecnologico, quindi se non l'avete vista vi lascio il link qui sotto in descrizione nelle schede. Ma adesso è giunta l'ora che lui presti il suo smartphone alla scienza, o meglio all'unboxing, perché sono riuscito a prendere possesso di tutta la collezione delle cover realizzate da Apple per iPhone 8 Plus. Nelle nostre mani infatti abbiamo un iPhone 8 Plus di colorazione oro e grigio siderale. Se lo chiamate 8... nero mi offendo. Un iPhone 8 Plus grigio siderale. Ho chiesto a lui di prestarmi il suo perché il mio 8 Plus grigio siderale... Ah già. Posso fare una cosa un po' pazza? Vai, basta che non includa... Al volo! Madonna santa. Preso fra due dita. Ragazzi, 10.000 like per ricordarci di questo povero iPhone morto per la scienza. Quindi, come potete vedere, ho chiesto la sua collaborazione per fornire un iPhone nero in modo tale che voi possiate vedere queste cover sia sugli iPhone bianchi che sugli iPhone neri, perché se le avessimo messe su di questo, le nostre mani a fine video non ci sarebbero più. Sarebbero sul tavolo insieme alle cover e noi qui così coi moncherini. Ci tagliamo le mani con gli iPhone rotti. Quindi, senza perdere ulteriore tempo, adesso io e Bertra spacchetteremo tutte queste cover, facciamo i mega spacchettamenti pack opening epici e ci rivediamo quando le avremo aperte tutte. Cioè domattina. Hanno il vellutino dentro. Ah. Ma è vero, ma non è silicone. È silicone merdoso. Esatto, silicone premium. Sono belle. Fanno un rumore bellissimo quando le tiri via. No! Facciamo lo scontro. Le macchinine. Senti che rumore. Comunque, successivamente vi faremo vedere ognuna di queste cover, anche quelle in pelle che apriremo adesso, nel dettaglio. Quindi basterà continuare a guardare il video e potrete capire alla fine di questo video quale di queste cover farà più per voi. Come si apre? Così! Perfetto! Quindi ragazzi, siamo riusciti, non è che ci voglia una laurea ad unboxare le cover, però erano un po' tante, ad aprire tutte queste custodie. Adesso il nostro compito, doloroso aggiungerei, sarà provarle sui nostri due iPhone 8 Plus, uno gold e l'altro grigio siderale, e vi faremo sapere qual è la nostra preferita in silicone, qual è la nostra preferita in pelle, e vedrete anche delle immagini più approfondite su ognuna di queste. A Bertra piace particolarmente questa blu. Allora, questa è la cover in pelle. Ecco, ho fatto tup e si è già rovinata, complimenti. Che poi in realtà la bellezza delle cover in pelle è proprio quella che si rovina. Sì, sono, cioè, belle, senso, sciccose e vanno trattate bene. Cambiano dinamicamente con i graffi e le rotture. Magari se proprio non si crea un graffio così brutto subito, bello, sarebbe anche meglio. Beh, il tatto è molto bello. Tieni, provala. Grazie, sentila quanto è. Sicuramente da un... Allora, partiamo dal presupposto che gli iPhone in vetro scivolano molto di più. Quelle in silicone danno ancora più grip, però anche quella in pelle è di alta qualità, migliora questo grip, anche perché l'iPhone è il tuo, quindi se mi dovesse scivolare... Se lo scivola è un casino. Io invece, tu che hai provato questa qua blu, voglio provare quella in cuoio sull'iPhone Gold, perché secondo me è una accoppiata vincente.
In verità ci sta un sacco. Ci sta molto perché questo colore caramello, che io lo chiamo caramello perché non è un gold vero e proprio, con la cover in pelle, a me piace. Fa molto effetto marshmallow. Esatto, a me piace particolarmente infatti. Marshmallow. Adesso diventerò marshmallow. Quale altra cover in pelle ti potrebbe piacere? A me, vabbè, a parte la red che... Io voglio provare quella fucsia. Vuoi provare quella fucsia? Per la gloria. Questa qua? Questa sul nero? Qua. Beh, in effetti, allora, quella fucsia sul gold... No. Andrebbe veramente no. Male. Sul nero... Forse. Potrebbe avere un suo perché. Io invece voglio provare l'altra tonalità di blu sul mio gold. Non so quanto possa essere bella, però vediamo. Mi ispira. Inserita. Tac. È... terrificante. Cioè, il contrasto nero e fucsia non è neanche brutto. La cover in sé è il fucsia. Un po' meno. Non è il contrasto, è il fucsia. Purtroppo ad essere sì. Brutto. Invece io che sto provando il blu più chiaro, ti dirò che sulla colorazione oro non mi dispiace affatto. Ah, ci sta. Ci sta, è un accostamento di colori strano ma giustificato. Se vuoi provo il grigio siderale sul grigio siderale. Proviamo il grigio siderale sul grigio siderale. Io invece mi provo il nero sempre in pelle sul gold, perché il nero sul gold potrebbe avere un risultato bel contrastino. Inaspettato e gradevole. E infatti, onestamente, non è così male. Ci sta, preciso. Poi c'è l'oro, che col nero ci sta sempre. Ah, Vediamo un po'. Ti dirò che non è così male anche il tuo, eh. In realtà facciamolo penso vedere. Che sul mio ci starebbe meglio il nero, perché questa le parti visibili del grigio siderale sono nere. E non più grigie. E quindi per un effetto ottico, diciamo, dovremmo fare scambio di cover. Facciamo scambio proviamo. Di cover. Proviamo. È un Apple Store questa casa. Questa è un Apple Store, sì. Ecco a lei. Vediamo un po' questo nero. Come sta col nero. Ah. Molto bella la tua. La pace dei sensi, guardate. Molto, molto bella, secondo me. La mia, effettivamente, anche sull'oro ci sta meglio l'altra, secondo me. Questa qua non ha senso di esistere. Sì, è un po' smortina. È un nero smorto. E adesso, per concludere la parte delle cover in pelle, direi di provare entrambi la cover rossa. La migliore di tutte. La red, che ricordo, supporta la lotta contro l'AIDS. Ok. Scettico. Molto scettico. Perché il marshmallow con il... Il marshmallow con il rosso sangue... Non va molto. No, è direi un po' di no. Contrastante. Non mi piace per niente. Nero potrebbe avere tanta un suo roba. Perché. Vediamo. Poi se siete milanisti, raga. Molto bella, altro che... Ha un suo perché. Mi piace assai. Assolutamente. Mostriamola bene. Qui c'è decisamente il tocco rosso-nero che manca alla Apple. Manca lo stemmino. Cioè le intagliamo con la forbice. Tanto bene. Ma anche con l'unghia resta se lo facciamo. No, è vero. Se io qua ci tiro un'unghiata rimane. Cosa che invece non succede con le cover in silicone, che sono un po' meno premium. Vi ho risparmiato la prova di questa perché il topo no. Il grigio topo te ne può anche andare. Cosa che invece non succede con le cover in silicone, tutte queste, che sono meno premium. Poi comunque sono sempre sono 45 comunque premium. Euro. Sono comunque premium, sono un po' meno premium, diciamo premium con la P minuscola. Ma fanno ancora più attrito, quindi c'è ancora meno probabilità che il vostro iPhone vi sghisci via dalle mani. E sono anche più resistenti, quindi si rovinano con meno facilità. Quindi collega direi di provare adesso un po' di cover in silicone, che hanno dei colori diversi rispetto a quelle in pelle, simili, perché ditemi voi. Io ho visto questa che mi piace tantissimo. Però questa ci sta più sul nero. Provala sul nero. Questa qui azzurrina. Io ti dirò che sul gold provo quella rosa. È rosa perché pelle. Identico. Perché è identica. Infatti. E secondo me, oddio, non è un più po' femminile. Identico. È molto femminile. Molto femminile, però è bello se siete. Però ci sta. Cioè, se siete delle ragazze, questa secondo me è l'accoppiata vincente. Anche questa, se siete chiunque. Esatto. È veramente, veramente bellina. Poi devo dire, io avevo poca fiducia nelle cover in silicone. Invece anche sono io. Veramente belle da tenere in mano. Sono molto. Ma sapete, piacevoli. Ragazzi, che quasi quasi preferisco le cover in silicone? Quasi, sì, sono. Sono resistenti, belle, si rovinano di meno, non puzzano come la pelle. Non puzzano, no, però sono piacevoli. Ok, quale altra proviamo? La bianca io. La bianca, ecco lei. Sì, che la bianca. Io invece mi provo, dunque sul nero tu poi ti devi provare la verde militare, ma io sul gold adesso mi sparo questa qua che è il blu chiaro in silicone. Guarda che la bianca è veramente bella sul coso nero. Questa è la migliore combinazione per ora, penso. È la più semplice, ma... È molto semplice. Molto bella. Non sono un fan delle cose semplici, ma ci sta.
Ti piace l'Apple o non ti piace il minimal, scusa? C'è un rapporto di amore e odio. Direi che questa qua in blu, allora, è bella, ma non so se si abbina bene con il gold. Il davanti sì, perché col bianco sì, però con la parte rosina secondo me fa un po' pugne. E allora con la parte rosina, mentre suggerisco tu ti provi la militare, il verde militare con il nero, decisamente. Il rosa più omosessuale della storia di questo pianeta. Ah, il fucsia fucsia. Il fucsia fucsissimo. Che è più fucsia di quello di pelle. Che è più fucsia del fucsia. Gesù Cristo, cosa sto guardando? Però sta bene, questo è il punto. I colori stanno bene, che il colore sia osceno è un altro paio di maniche. Sì, l'accostamento ci può anche stare, ma invece vediamo questo verde questo militare. Ci sta. Ci sta parecchio. È zarro, eh. Va sicuramente accompagnato con i pantaloncini militari, la canotta, però è di una certa qualità. Sembra un vino, va accompagnato con... Eh sì, ovviamente. Ma ogni cover ha la sua storia e il suo tipo di persona che la compra, perché il distinto uomo d'affari la prende bianca o nera la cover. Quello con i pantaloni militari prende questa. Queste perle di saggezza. Verissimo. Basta. Sottoscrivo. Però tu questa qui viola sul nero te la devi provare. Ci sta secondo me molto ci può bene stare, non ci è neanche può stare. Tanto brutta. Non ci andrei in giro. Cioè non è femminile, è più... È trash, esatto. È da party. È trash. È la cover da feste. Da Halloween. Su Halloween il viola che è appena passato peraltro. È un bel colore in sé. Però sì, non ci andrei in giro. Io mi provo come ultima il bianco sull'oro. Che potrebbe avere un suo perché. Eccoci qua. Bellino. Bellino. No, ci sta. Direi che il bianco è uno dei colori migliori tra questi. Il bianco va un po' bene su tutto. Esatto. Si rovina, però è bello. È vero, si sporca. Una cosa da considerare se prendete le cover chiare, che possono essere bianca, rosa chiaro, rosa pelle. Bito. Più che altro vi si sporcano subito. Il red, è vero. Vai, che vai. Tra parentesi è molto differente. Faccio vedere la differenza tra il product red di silicone e il product red di pelle, che cambia tantissimo. E perché la differenza di materiali per una legge fisica cambia la colorazione. Ti è venuto un attimo l'attacco di Piero Angela. Esatto. Allora, abbiamo provato le ultime due cover per le quali eravamo curiosi. Ci stanno. La mia ci sta. La mia sì, ci sta parecchio. Apprezzo. La tua... Ma anche, è tranquilla. Secondo me product red è più bello in silicone. Sì, a me piace più invece il pelle. Sì. È più scuro e più acceso. Questo è più sull'arancione. Tutte le cover in silicone fanno un effetto più fluo rispetto che tutte le cover in pelle. Decisamente. Le cover in pelle sono quelle che usi quando fai a fare la cena con la ragazza, vuoi fare bella figura, metti quella in pelle, sei chic. Quando vuoi andare in giro, essere tranquillo, più normale, più sportivo, ti prendi quelle belle in silicone, tranquille, colorate, sei più casual. Però quando invece vuoi essere premium con la P maiuscola e tutto il resto maiuscolo, prendi quelle in pelle. Ma maiuscolo anche... Tutto maiuscolo, tutto. Anche tutto. Quindi ragazzi, io spero che questo video molto speciale, molto particolare, dove vi abbiamo mostrato assieme a Bertra tutte le colorazioni possibili delle cover fatte da Apple per gli iPhone 8 Plus su entrambe le colorazioni, quella chiara e quella scura, vi sia piaciuto. Se è così fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi lascerebbe veramente felice. Ovviamente passate per il canale di Bertra perché abbiamo fatto ben due video in collaborazione sul suo canale che fanno veramente ridere. Ve li lascio ancora una volta in descrizione o nelle schede. Cliccando qui ai lati raggiungete altri due video, cliccando qui in mezzo invece vi iscriverete. Se lo fate siete dei grandi. Io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo al prossimo video.